Si chiama La Via di Norcini il percorso internazionale che Borghi d'Europa realizza eh, all'interno delle manifestazioni con il Parlamento europeo. Dove siamo prima di tutto, Alessandro? La una città dei coltelli. E siamo in una macelleria conosciuta universalmente da, da Noè, perché Noè Antonini era il fondatore, ma non sta a farmi fare la storia a me che non, non c'entro niente. Raccontaci un po'. È un, abbastanza semplice: quattro generazioni di macellai che e poi eh, vi spiegherà Fabio, ci siamo trasformati anche in degustazione dei, prevalentemente dei nostri prodotti. Cosa fate? Qua universalmente noi siamo soprattutto per un, per un prodotto, però ci puoi parlare? Bon, il principe è la pitina, ex pitina perché noi la chiamiamo petta di Noè, per una questione nostra interna. Una scelta è stata... Una scelta è stata... E, poi abbiamo un'altra bella storia col salame di barbanane che rispecchia l'andamento la, la, ehm, diciamo, de, de, del friulano che emigrava. Non era una vera e propria emigrazione perché facevamo parte dell'impero strongarico e i nostri vecchi andavano nella parte est a fare gli scalpellini. Era un movimento interno all'impero? Diciamo, un movimento all interno, sì. E... E hanno portato sulla cultura del salume stagionato, che nell'est europeo non si conosceva e non si conosce tuttora perché hanno solo il salame ungherese. Eh, sostanzialmente, portavano il salame da casa, e, essendo un mangiare molto pratico da cantiere, soprattutto ha avuto una forte richiesta lassù. Allora, questi si sono trasformati in orcini: eh, come con... un orcino, orcino, In orcini con, con una buona. Eh, esposizione e, e espansione di, di fabbriche eh, nel, nel, in Ungheria, in Bulgaria, in Romania e anche in Austria erano in società con un certo Hertz. Noi abbiamo tutto documentato eh, perché. Poi, nel 1943, hanno subito l'invasione russa e il salame è stato statalizzato ed è diventato il salame ungherese. Proprio come scelta, diciamo così, di base. Adesso, qua oltre al quindi. Questi sono i due prodotti, diciamo, per cui la macelleria da Noè è universalmente conosciuta, diciamo, no? Però dopo voi fate banco normalmente. Facciamo banco di macelleria, facciamo la carne secca, che è un prodotto di, di, di buona importanza, anche quello. Eh, noi ci tendiamo a farci il prosciutto cotto. Eh, va, lavorazioni semi-artigianali eh, che. Eh, ci danno varie soddisfazioni, soprattutto nel reparto degustazione. Ed ora passiamo allora a Fabio. Eh sì, eh. Quanti anni fa Fabio sei entrato? E raccontaci un po'. Io sono entrato circa tre anni fa, e nel momento in cui abbiamo deciso di introdurre un discorso anche di degustazione dei nostri prodotti, oltre che di produzione. Assieme a mio zio Alessandro e a mia zia Paola gestiamo la, la baracca qua. E niente, ho cambiato completamente vita. Prima ero dipendente in un ufficio tecnico. Adesso ho deciso di mettermi in gioco e, e provare questa nuova avventura anche per dare continuità alle generazioni del, della nostra attività. Quattro generazioni con te quindi? Non è mica, non è mica uno scherzo, voglio dire, storia. Questa veramente, le degustazioni. Che tipologia di clienti e cosa chiedono? Allora, eh, abbiamo varie tipologie di clienti. Quella che ci sta dando più soddisfazione dal mio punto di vista sono i giovani della zona e soprattutto Maniago e Montreale, che mh, vengono, li vedo molto contenti, vengono molto volentieri a bersi la loro birretta al bicchiere di vino eh, assaggiando un, uh, un tagliere con i nostri salumi. Eh, noi siamo veramente molto contenti di questo tipo di clientela perché io ormai non sono più giovanissimo e neanche mio zio, e quindi non pensavamo di avere una bella risposta sotto il punto di vista appunto dei giovani. Questo dimostra che quando si lavora bene, storia e lavorare bene portano successo anche commerciale, voglio dire? No? Non deflettere dalla strada dell'eccellenza. Io non la chiamo più qualità perché qua. Ormai con la parola qualità è diventato una specie di ritornello, come, la soste, come sostenibilità, no? è diventata poi una parola pubblicitaria. Ecco, mi dispiace dirlo, ma insomma io sono abituato a dire quello, eh, quello che penso. Noi avremo diverse occasioni, la prima è proprio eh, l'incontro che faremo al GOT, qua, al bar al GOT, eh, eh, così, ma poi avremo tutto l'anno di momenti di, di approfondimento di prodotti e delle degustazioni, tenendo, tenendo sempre la pietra di Noè come. Prodotto, diciamo così, eh, di riferimento per poter raccontare poi la storia di queste tradizioni. Come vedi il futuro, Alessandro, adesso che c'hai anche la quarta generazione. Beh, si, però prospetta Roseo. Eh, anche perché abbiamo suo fratello che tendenzialmente potrebbe venire a darci una mano, stiamo, stiamo sviluppando anche quella, quella soluzione, e poi qua Possiamo avere dei piani A, piani B. Noi abbiamo licenza di piccola ristorazione, quindi... Siete, siete liberi di fare ciò che volete? Sì, senso... e, um, cala un settore, proviamo a buttarci sull'altro, cerchiamo di, di, di tenerci vivi, insomma. Intanto vi ringrazio per questa prima intervista, anche perché abbiamo raccontato un po' insomma, la storia di casa, ecco, chiamiamola così. Ci risentiamo, anzi ci rivediamo fra due ore, per assaggiare direttamente la peta su Algot in questa prova che facciamo della serata poi a cui dedicheremo le nostre attenzioni. Grazie a voi al a prossimo appuntamento. Grazie.